Buongiorno a tutti gli amici di MMI Sound Design. Oggi sono venuto a far visita a Audio Modeling e SWAM. Abbiamo qua Stefano Lucato, CEO dell'azienda e sound designer. Ciao Stefano. Piacere. Piacere mio, noi ci siamo già visti anche a Summit. Sì, sì, sì. Facciamo finta non ci conosciamo. Però. No, assolutamente, mi sono anche portato l'iPad perché non sono bravo come Pippo Baudo a fare le interviste. Ma neanche io. Assolutamente. Vai tranquillo. Vuoi parlarci un po' dell'azienda in generale? Allora, l'azienda è nata, Audio Modeling è nata ufficialmente nel 2017, però i prodotti sono nati prima della fondazione dell'azienda, perché io e Lele abbiamo iniziato a collaborare nel 2009. Siccome io producevo già Virtual Instrument con un'altra azienda, ma avevo bisogno di implementare un mio engine, un proprietario, non ero in grado da solo, allora ho cercato su Google un bravissimo ingegnere, è uscito Emanuele Paravicini e da lì è nata un po' la nostra storia. In questo momento è nascosto. Adesso in questo momento ci sta ascoltando, esatto. Però è nascosto. Ci sta, facciamo finta che non ci senta. No, esatto. È tra di noi e tra di loro. Esatto. Che ci seguono. Niente, praticamente mi ha aiutato a sviluppare questa tecnologia e nel 2017 abbiamo formalizzato l'azienda che da due persone adesso è cresciuta e siamo già una quindicina di persone. Diciamo con grande soddisfazione l'azienda cresce, riscuote tanto successo a livello mondiale, per cui siamo molto felici. Infatti a mio parere è un'eccellenza italiana. Sì, è un'eccellenza indubbiamente, perché non tanto perché, è chiaro, è come il calzolaio che deve vendere le proprie scarpe, ma proprio perché è un tipo di prodotto il nostro che non ha concorrenza, nel senso che non ci sono altre aziende che producono il nostro tipo di prodotto, ecco. Okay, quindi che plugin realizzate e cosa vuol dire SWAM? Allora, i plugin che realizziamo sono... perché noi anzitutto noi produciamo non solo SWAM ma anche altri prodotti, anche Camelot, in generale produciamo software nell'ambito musicale. SWAM in particolare sono virtual instrument, gli strumenti espressivi basati in generale su tecnologia modellazione, che sono modellazione fisica, multivector, synchronous phase, sample morphing e modellazione comportamentale. Poi magari vediamo in dettaglio di che cosa si tratta. Sono strumenti, come dicevo, espressivi e non sono basati sostanzialmente, per dirla concretamente, sul campionamento come il 90% delle tecnologie attualmente presenti sul mercato. Perfetto, quindi hai già risposto alla domanda che avrei voluto farti dopo, cioè quali tecniche utilizzate per realizzare i vostri plugin, quindi okay. Le simulazioni. Sì, allora, la scelta delle tecniche è un po' in base alla tipologia e alle caratteristiche dello strumento. Per gli strumenti ad ancia e i legni, in generale abbiamo optato per, e anche i flautofoni, abbiamo optato per un ibrido tra questa tecnologia multivettoriale, di campionamento multivettoriale, non entriamo troppo nel dettaglio, e con una parte di i filtri soprattutto e le, diciamo, le risonanze modali sono modellate fisicamente, mentre per esempio violini e trombe sono basati principalmente a un 80 abbondante per cento sulla modellazione fisica. Questo perché in base alla tipologia di esigenza che deve avere lo strumento, discriminante un po' quella cosa lì. A che tipo di utenti vi rivolgete con i vostri plugin? Allora, un po' a tutti, non ci rivolgiamo solo ai professionisti o solo ai dilettanti, amatori, mi piace più chiamarli amatori che dilettanti, ma soprattutto ai compositori e anche anche ai docenti nei conservatori, perché i nostri strumenti sono anche didattici, tra l'altro, perché insegnano a conoscere la fisica dello strumento in base a... Cioè, proprio le impari quasi in automatico, come impari la posizione dell'archetto, la pressione, la lunghezza del tubo in uno strumento a fiato, eccetera. E i sovratoni, soprattutto il concetto dei sovratoni negli strumenti a fiato. Sono didattici, quindi conservatori, perché conservatori sembra essere un conservatore.
poi ai compositori, perché il compositore è in grado con i nostri strumenti, anche se poi li farà suonare un'orchestra vera, è molto più in grado di arrivare a un tipo di espressività per dare un'idea ai musicisti molto più vicino alla realtà, invece di avere dei campionamenti che ti costringono a quell'articolazione di quel campionamento, questi strumenti ti consentono di proprio disegnare la tua espressività, perché la musica, ricordiamocelo, dico sempre, non è solo una sequenza determinata di note con un determinato ritmo, ma è soprattutto l'espressività, perché in un campionamento l'espressività è stata registrata da un'altra persona durante la fase di registrazione. Qui è il musicista e il compositore che decide che espressività dare e con quale conseguenzialità dare l'espressività alle varie parti. E quindi è un ottimo strumento anche per preparare un'orchestrazione da poi far suonare a musicisti veri, oppure magari anche doppiarli, no? Come si usa spesso. E poi ci sono una grande parte di amatori che gli piace suonare dal vivo, perché questi strumenti, la cosa bella di questi strumenti è che possono essere suonati dal vivo, non solo in studio di registrazione, e questa è una cosa bella. Io, guarda, vorrei aggiungere che, grazie, veramente molto interessante, vorrei aggiungere che questi strumenti, questi plugin, mi esprimono molta emozione, ci si sente che dietro c'è stato proprio un lavoro di anni, un lavoro fatto veramente con tanta cura e soprattutto tanta passione per la musica, perché non dimentichiamoci che se anche stiamo parlando di tecnologia, sì, la musica è creatività, no? Quindi è stato un processo tecnologico trasceso dalla creatività, sì, quindi sì, credo, no? Certo, io nasco principalmente come musicista appassionato di scienze e di fisica. Per cui gli strumenti devono avere prima di tutto la caratteristica di avere suonabilità e quindi darti un feedback positivo nel momento in cui cominci a suonarli. E poi ti danno questa sensazione, questo feedback positivo, perché si innesca, io questa cosa la dico spesso, ma mi piace ripeterla, si crea una sorta di interazione comportamentale musicista strumento che non avviene nel campionatore, perché il campionatore io emetto una nota, quella è, mentre in questi strumenti io suono in un certo modo, lo strumento reagisce al mio modo di suonare, ma la reazione dello strumento porta a modificare il mio modo di suonare, come avviene lo strumento vero. Per esempio, se prendiamo il flauto dolce, faccio sempre questo esempio perché è chiaro a tutti. Un ragazzino che prende per la prima volta un flauto dolce e soffia, se suona troppo piano viene un suono incostante, se suona troppo forte partono i sovratoni. Quindi è lo stesso feedback che ti dà lo strumento della sovrazione a correggerti nel modo di suonare. E questa è una cosa, adesso ho fatto un esempio banale, però rende l'idea su come proprio durante la performance anche un musicista professionista modifica il suo modo di suonare in base alla reazione dello strumento. È un bel feedback, secondo me è virtuoso, ed è una delle ragioni per cui questi strumenti risultano molto, molto espressivi e danno soddisfazione. Ma infatti ciò che più impressiona di questi plugin, dei vostri plugin, è il grado di realismo che siete riusciti a raggiungere nell'espressività quando vai a suonare fisicamente lo strumento. E questa è una cosa straordinaria, secondo me. Anche il suono, sia il suono che l'espressività, sono veramente a un livello mai sentito prima, praticamente. Sì, perché diciamo che abbiamo raggiunto un ottimo livello, però bisogna capire un attimo una cosa, che non è neanche chiara a me dopo tanti anni che la studio, cioè qual è il confine tra un realismo timbrico e un'espressività, ma le due cose si sovrappongono per un bel pezzo, perché dinamicamente è il comportamento del suono che determina il riconoscimento di un determinato strumento. Cioè, se io ti prendo, ti clono perfettamente con il matching cool lo spettro di un violino e una tromba, riconoscerai sempre qual è la tromba e qual è il violino per il loro comportamento nel tempo, per come si creano i sovratoni, i fluttering, oppure nei violini lo scratch, per esempio, nelle transizioni, perché la scratch nelle piccole micro transizioni, cioè, si crea ogni tanto, oppure il fuori Helmholtz, il fischio.
Cioè il comportamento dinamico nel tempo e anche del rumore, perché anche il rumore del noise è un comportamento dinamico nel tempo, è quello che crea la cosiddetta semiperiodicità, perché digitalmente un dente di sega ha un suono perfettamente periodico. L'acustica è quella la differenza, che è un segnale semiperiodico. E questo semi, la chiave del discorso, è quello che crea il riconoscimento da uno strumento all'altro. Cioè, detta proprio facendo. Sono d'accordo così. Infatti, cioè, il timbro degli strumenti è un insieme di più cose, quindi la componente rumorosa, le armoniche, però fondamentalmente devi mettere tutte queste cose insieme, se no non riuscirai mai. Se hanno una sinergia comportamentale, esatto, tra di loro, tutti questi elementi sono creano il realismo. Molto interessante. E tra l'altro i vostri plugin sono anche molto semplici da installare, lo dicevo anche a Lele. Spesso ti capita di dover affrontare delle procedure di installazione che sono veramente complicate, quasi come se dovessi essere un ingegnere nucleare. Invece, certo, in questo caso qua l'installazione, il vostro processo di installazione è molto lineare, molto semplice, veloce, certo, pratico. Poi questa cosa qui spiegherà meglio Lele, perché lui è il suo campo questo. Sì, però comunque è vera questa cosa che tu dici. È molto importante secondo me, certo, perché comunque snellisce tutto il processo, anche a priori, rispetto poi all'utilizzo del plugin. Certo, sì, perché io mi occupo principalmente della parte di sound design, quindi lascio poi a Lele approfondire magari questi okay discorsi. Grazie Stefano. Questa domanda la leggo perché è un pochino più complessa, sì, se no poi me la dimentico. Siccome MMI Sound Design è una realtà che si occupa proprio di sound design, lo dice la parola stessa, e nei corsi che facciamo MMI Sound Design cerchiamo di preparare dei professionisti che magari andranno a fare proprio il lavoro che fate voi. Certo. E di conseguenza volevo chiederti che consigli daresti a chi vorrebbe intraprendere il lavoro di sound designer o programmatore di plugin software. Ti chiedo, ma nel campo del nostro tipo di strumenti o in generale? Cioè negli strumenti a modellazione? In generale, secondo te l'approccio che una persona dovrebbe utilizzare anche a livello di procedimento didattico, di conoscenza? Ma magari dire una banalità, la cosa, io dico di avere, di crearsi, cioè, una buona preparazione, diciamo, tecnologica, scientifica, matematica di base, ma poi cercare di fare molto ear training, nel senso di imparare a ascoltare i dettagli dello strumento, le varie componenti, imparare a riconoscere le armoniche all'interno delle varie forme d'onda giocare molto con i synth, perché attenzione, ecco, questa è una cosa importante per chi approccia sound design nel 2022. Perché quelli con i pochi capelli bianchi come me sono diventati, tra virgolette, bravi? Perché ai miei tempi non c'avevo 130.000 preset e mettermi lì a scegliere il suono. Io avevo un sintetizzatore in modulazione di frequenza in FM, avevo un sintetizzatore sottrattivo e un campionatore da 750k, non stiamo scherzando, poi espanso a un mega e mezzo che costava come uno scooter praticamente, quel campionatore lì, un compressore, un riverbero e un mixer. Io facevo i dischi con quelle cose, con queste cose qui. Quindi i suoni dovevi crearteli tu, cioè era un'ottima palestra. Oggi purtroppo non si sente più questa esigenza, e per cui molti, se devi costruirti qualcosa che ricorda vagamente un flautino in sintesi sottrattiva in FM, non sanno neanche dove partire a farlo. Io invece sapevo come farlo, anzi credo di saperlo ancora adesso. E questa è una cosa importante, perché bisogna avere sì una preparazione accademica. Noi lavoriamo tantissimo in collaborazione con le università, però poi sul campo imparare proprio a faccio un suono col synth, ascolto, lo faccio, lo ascolto, spengo, lo riascolto il giorno dopo. È questo che è il processo che bisogna seguire. Sono assolutamente d'accordo. Realizzare suoni sui sintetizzatori è sicuramente un'ottima pratica per farsi esperienza, perché come dici tu poi riconosci a priori come fare o realizzare determinati tipi di suoni e hai la forma mentis, hai un bagaglio tecnico e pratico nella tua testa che poi vai a sfruttare nel momento. Esatto, certo, vai poi a ci vuole la suoni conoscenza tecnologica di base, perché gli strumenti, i tools che vengono utilizzati, uno deve sapere se usare un filtro a fase lineare e un filtro a fase non lineare
perché hanno dei pro e dei contro entrambi, cioè bisogna sapere cosa usare, lo strumento più adatto al tuo scopo. Però poi orecchio, confronto, analisi strumentale anche chiaramente. Io dico due cose, due. Dare importanza a cose che non vengono mai, di cui non si tiene mai conto, perché uno fa l'analisi spettrale e non tiene mai presente magari informazioni importanti come lo spectral centroid, che invece è fondamentale, che è il centro di massa dello spettro, diciamo. Sono concetti importanti. Quindi intendi le formanti? Sì, il formante, ma proprio il centro di massa, è la somma, la media pesata di tutte le armoniche presenti in un suono. Perché ogni strumento acustico ha le sue, non è proporzionale al range dello strumento. Si scoprono delle cose interessanti. Se uno tiene conto anche, ho detto una delle migliaia di cose, però tante cose a volte vengono dimenticate, invece sono importantissime. Beh, secondo me, insomma, hai dato veramente degli ottimi consigli. E secondo me da questi confronti nasce sempre comunque un miglioramento della propria conoscenza. Questo bisogna farlo per tutta la vita, no? Sì, perché la base di tutto, diciamolo, prima di tutte queste cose che ho detto, è la curiosità, ragazzi. Se non siamo curiosi, non ti poni la domanda, non ti darai mai una risposta. Curiosità e ignoranza, tra virgolette, sono il motore della conoscenza, perché tu ignori qualcosa che non conosci adesso, e di conseguenza vai ad approfondire per cercare di arrivare. Adesso dico una cosa, io siccome sono un ragioniere, sono estremamente ignorante in questo campo, però la mia ignoranza, nel senso, mi ha portato a diventare ancora più curioso, perché volevo vedere come gli altri che avevano studiato riuscivano, e ho trovato delle mie metodologie che sono differenti da quelle convenzionali. A volte mio socio una volta mi ha detto, sì, a volte reinventi la ruota, perché i primi tempi mi inventavo delle cose, sì, ma quello è un filtro un polo, ti sei reinventato il filtro, Eri che ride, giustamente, però è servito perché è palestra. Questa è un'ottima palestra, perché il fatto di dover inventare delle cose senza sapere esattamente già la formula a memoria ti porta a dover spremere le meningi, la curiosità ti fa approfondire l'argomento, eccetera. Molto interessante, grazie. Sì, è bello. Staremo qua a parlare tutta la giornata di questi argomenti. Cari amici, grazie per aver seguito l'intervista con Audio Modeling. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, a presto. Se vi è piaciuto il video, sottoscrivete al canale, mettete like sul video. Grazie a Audio Modeling per averci ospitato. Grazie a voi e ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.